importante perché abbiamo messo in piedi un sistema per fare in modo che il carcere sia un'opportunità sia per le persone che vengono ristrette, ma deve essere un'opportunità anche per la comunità esterna, e questa sera lo è per voi perché intanto potete assistere a un concerto che è certamente di qualità, ma è anche un'occasione perché l'iniziativa è finalizzata a raccogliere fondi per la casa di riposo Giuseppe Verdi e l'associazione Permito, che oggi ci permette di presentarvi questo programma. Lascio la scia del primo festival Mito che uscì dai luoghi tradizionali della musica per andare in quei luoghi dove tradizionalmente non si pensava di utilizzare la musica per uno strumento per portare il bello, perché ricordiamoci che il bello ha il potere di dare fiducia nel futuro. Anch'io posso solo ringraziare tutti, perché comunque per tutti è un'occasione, penso anche per i nostri studenti, perché comunque dare del tempo in attività così fa parte, secondo me, di un'educazione umana che è fondamentale quanto quella della musica. Ringrazio di cuore l'associazione per Mito, che ha voluto appunto devolvere i proventi di questa serata alla nostra fondazione e che soprattutto vive di donazioni. Ma un grazie ai nostri musicisti, che chiedo di entrare prepotentemente perché senza di loro non potremmo fare più. Guardavano più di tre persone allo stesso tempo, d'istinto mettevo la mano sulla mia pistola, pronto a sparare per primo. Ora, grazie a voi, che anche se mi state guardando tutti, non solo involontariamente avete obnubilato quell'istinto, ma mi sono reso conto di quanto è bello e rilassante essere armato di chitarra e microfono invece di pistola ed esplosivo e sentirmi completamente al sicuro. Grazie di cuore. La speranza è l'ultima a morire, ma la prima che ti metto. Ricordo al carcere di un marito da battito, ma solo i 7 anni quando la vita era già finita. Non c'era la pagina, non c'era panico e l'intanto. Ora mi aggrappo ad un filo di speranza, anche stando solo chiuso dietro 4 belli muri di una stanza. Questo è un brano bellissimo che
canta una mamma a suo bambino, perché il papà è fuori in America e soffre per la sua mancanza. È troppo importante per noi, perché più o meno cosa che viviamo noi qua, lontano dei nostri amati, per quello che è importante, non solo per me, per noi, sino per quasi tutti i nostri che siamo qua, per i figli, per i nipoti, per quello che stiamo lontano da casa. Grazie. Sorry.
Grazie.